aveva in casa 87.000 euro. Le banconote insieme ad un quantitativo di droga sono state trovate dalla polizia di Viareggio nel corso della perquisizione della casa di uno spacciatore. L'uomo è stato arrestato. Domato l'incendio a Massa Macinaia, è stato necessario l'intervento dell'elicottero per spegnere definitivamente il primo rogo boschivo della stagione. Duello di due ore tra Del Ghingaro e Poletti, i due candidati si sono confrontati su Noi TV rispondendo alle domande di cinque giornalisti in studio. Ad Alessandro e Galli il premio Catalani. I promoter del Summer Festival riceveranno il riconoscimento il 16 giugno nel corso di una serata a Vico Pelago. Lo sport motori, sfida mondiale Andreucci in Sardegna, il pluricampione italiano impegnato da giovedì sera nel Rally Italia-Sardegna, valido per il campionato del mondo. Basket, sarà una C-Silver da sballo, si profila un campionato di assoluto interesse. Tre le squadre lucchesi in lizza, Centro Mini Basket Junior, Libertas ed NBA Alto Pascio. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi che apriamo con la cronaca. La polizia a Viareggio nel corso della perquisizione della casa di uno spacciatore di droga ha trovato nascosti nella tasca di un giaccone ben 87.000 euro in contanti. Il servizio è di Roy Lepore. Il personale del commissariato di polizia di Viareggio ha arrestato Stefano Vaghetti, 55 anni, nato a Pontedera ma residente a Viareggio da diverso tempo. All'interno di un armadio nella camera da letto dell'uomo, nell'abitazione dove viveva, hanno trovato, oltre abiti, una busta sigillata contenente 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 376 grammi destinati al mercato locale, e in tasca di uno dei giacconi che erano nell'armadio la somma di 87.000 euro in contanti, provento certamente dall'attività di spaccio. Soddisfatta la dirigente del commissariato di Viareggio Rosaria Gallucci per il colpo che è stato inferto agli spacciatori e agli consumatori nello stesso tempo di stupefacenti. È stata una bella attività d'indagine che ha permesso di assicurare alla giustizia un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine con precedenti specifici e che questa volta è stato colto con un'ingente quantità di denaro e di sostanza stupefacente, sicuramente destinata anche questa a rifornire il mercato cittadino. Ecco, quindi un duro colpo per gli spacciatori. Sicuramente un duro colpo agli spacciatori, perché intanto gli è stato portato via il denaro provento dell'attività di spaccio e in più gli è stata portata via la sostanza stupefacente che era destinata al mercato locale. Lo spacciatore, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, era stato già arrestato proprio dagli uomini del commissariato di Viareggio nel 2012 e in seguito ad una perquisizione domiciliare anche in quella occasione fu trovato con mezzo chilo di hashish e 170.000 euro in contanti. Erano in tanti nella chiesa della Migliarina, sempre a Viareggio, per l'ultimo saluto ad Elisa Pezzini, la ventenne scomparsa in seguito ad un incidente stradale sabato notte al Lido di Camaiore. Una lettera indirizzata ai genitori, Simona e Stefano, l'ha inviata anche l'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani, impossibilitato ad essere presente. Lettera che è stata letta in chiesa dal vicario di zona Don Alberto Pardini, che ha celebrato la funzione religiosa insieme al parroco della Migliarina, Don Dante Martinelli. Nella fotografia avete visto uno dei cartelloni che è stato allestito dagli amici di Elisa. Dopo la funzione la salma è stata trasportata a Livorno per la cremazione. Adesso da Viareggio ci spostiamo nella piana di Lucca, in particolare nel comune di Capannoli, dove è stato domato il primo incendio boschivo della stagione. Luigi Casentini. Ha ripreso a bruciare durante la notte l'incendio sulle colline di Massa Macinaia. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e del personale dell'Unione dei Comuni della Mediavalle di martedì pomeriggio, alle prime luci dell'alba le fiamme sono tornate ad ardere. Immediato l'intervento delle squadre antincendio dell'Unione dei Comuni e della VAB, che anche con l'ausilio di un elicottero per tutta la mattinata hanno cercato di domare le fiamme. Ancora da chiarire l'origine dell'incendio, sicuramente da imputarsi a cause colpose. Sul posto per tutta la sera di martedì anche una pattuglia di vigili urbani di Capannoli. Tra pochi giorni entrerà in vigore l'ordinanza comunale che vieta l'accensione di fuochi o di bruciare sfalci di potature durante il periodo estivo.
La speranza è che questa non sia l'opera di un piromane, dato che per molti anni queste colline sono state oggetto di incendi dolosi che ne hanno devastato i boschi. Adesso la politica, le elezioni in particolare a Viareggio. C'è stato su Noi TV in diretta l'attesissimo faccia a faccia tra Giorgio Del Ghingaro e Luca Poletti, che si sfideranno nel ballottaggio domenica prossima per essere eletti come prossimo sindaco di Capannori, scusate, di Viareggio. Vediamo il servizio sulla serata di ieri. Due ore di dibattito tra Giorgio Del Ghingaro e Luca Poletti su tutti i temi più caldi della campagna elettorale che domenica prossima porterà all'elezione del nuovo sindaco di Viareggio. Questo è stato il confronto trasmesso in diretta da Noi TV, nel corso del quale i candidati hanno risposto alle domande di 5 giornalisti: Martina Ambrogi di Versilia Today, Massimo Mazzolini per Noi TV, Enrico Salvadori della Nazione di Viareggio, Letizia Tassinari di tgregione.it e Silvia Toniolo della Gazzetta di Viareggio. Tra i vari temi che hanno suscitato repliche o controrepliche tra i due sfidanti, quello delle differenze tra i loro schieramenti. Poletti ha detto di aver rifiutato di accogliere nelle proprie liste diversi esponenti del vecchio PD che non volevano il rinnovamento del partito, e queste persone sono poi rispuntate nelle liste di Del Ghingaro. L'ex sindaco di Capannori ha risposto che la città non potrà ripartire se si continua ad andare avanti con la logica del tutti contro tutti e se non ci si accorda su una pacificazione generale. Ma sentiamo un estratto di quanto dichiarato dai due contendenti su questo tema. Ma dunque, io ho sentito dire in queste settimane, in questi mesi, che tante persone sono dalla mia parte, quindi Pinco della mia parte, Pallini della mia parte, e Caio e Semprono sono della mia parte. Quindi la sensazione è che ci sia tanta gente dalla mia parte, tantissime persone dalla mia parte, tantissime persone che vogliono il cambiamento. Quindi io semmai mi porrei la domanda: ma perché stanno da questa parte tutte queste persone? Stanno da questa parte perché è necessario finalmente cambiare qualcosa a Viareggio. Io sono una persona che ci ha messo la faccia, ce l'ha messa per il centro-sinistra, ma in particolare ce l'ha messa per Viareggio. Io, la mia candidatura è nata proprio di fronte alle persone che provavano un rifiuto per la politica. Allora dico, io ci ho messo la faccia, altri hanno fatto scelte che non riguardano questo aspetto, perché hanno fatto scelte trasformiste, perché quando si dice che si rinnova la politica e poi ci sono sempre i soliti personaggi dietro, non è un rinnovamento, ma è un mascherare il rinnovamento. Tra gli altri temi proposti dai giornalisti in studio a Del Ghingaro e Poletti, quelli del porto, del sociale, dell'abusivismo commerciale, della cementificazione, del carnevale. Il confronto in versione integrale è visibile sul sito internet di Noi TV. Domenica notte sapremo chi dei due contendenti sarà il nuovo sindaco di Viareggio. Allora, sapete già che in vista del ballottaggio non sono stati stretti apparentamenti tra le liste, appunto in vista del voto di domenica prossima, però ci sono due indicazioni di voto. La prima a Viareggio è di Franco Giorgetti, che al primo turno ha preso l'1,07% dei voti, indicazione di voto a favore di Giorgio Del Ghingaro. La seconda indicazione di voto ve la facciamo vedere attraverso una fotografia: la stretta di mano tra Massimo Mallegni e Moreno Fontana, che sancisce quindi un accordo tra il candidato che andrà al ballottaggio contro Rossano Forassiepi e Moreno Fontana, che al primo turno di voto ha preso l'1,44%, ovviamente un'indicazione di voto da parte di Fontana a favore di Massimo Mallegni. In occasione della giornata del dono, promossa dall'Istituto Italiano della Donazione e dal MIUR, l'Istituto Comprensivo di Castelnuovo e la Scuola dell'Infanzia Centrale realizzeranno un video fuori concorso sul tema del dono. In collaborazione con l'Associazione Don Franco Barroni verrà anche presentato al MIUR il progetto Scuola e Volontariato. In collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale verranno anche organizzati uno o più autobus per portare gli studenti lucchesi alla cerimonia della giornata del dono, in programma il 4 ottobre prossimo a Expo 2015 a Milano. Avviato anche l'iter per organizzare un altro Guinness mondiale che leghi insieme i temi del dono, della gratuità, del volontariato e della scuola. Nelle immagini avete visto la conferenza stampa di presentazione di questi eventi.
Rimaniamo a Lucca perché è stato annunciato che il premio Catalani sarà assegnato quest'anno a Mimmo D'Alessandro e Alfonso Galli. Sarà assegnato a Mimmo D'Alessandro e Adolfo Galli, titolari dell'omonima società di spettacoli organizzatrice del Lucca Summer Festival, il premio Città di Lucca Alfredo Catalani, giunto alla sua 8ª edizione. Ad annunciarlo durante una conferenza stampa presso l'Hotel San Luca di Lucca, il presidente del Circolo Catalani Francesco Pardini, affiancato dal maestro Carlo Bernini. Il premio Catalani viene assegnato ad Alessandro e Galli con la seguente motivazione: per l'aver portato ad esibirsi sui palcoscenici di Lucca i più grandi nomi della musica pop e rock del panorama internazionale. Il premio viene infatti assegnato ai personaggi del mondo culturale, musicale e artistico che hanno portato il nome della città di Lucca a livello internazionale. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Villa Bernardini di Vico Pelago martedì 16 giugno e vedrà anche il recital del gruppo Divas, composto da 4 giovani soprani pop lirici, e dal concerto del maestro Carlo Bernini al pianoforte. La serata sarà ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria. Domani sera alle 21 in San Francesco a Lucca c'è la giornalista e scrittrice Daria Bignardi che presenta il suo libro Santa degli Impossibili. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per gli ultimi biglietti ci si può rivolgere alla biglietteria del Giglio, del Teatro del Giglio, dalle 10 alle 13 al numero che vedete ecco qui nella schermata 333-9379-184. Questo numero per la prenotazione dei biglietti per Daria Bignardi domani sera. Prima di chiudere questa prima parte vi facciamo vedere una fotografia che è stata scattata oggi dal paese di Villetta nel comune di San Romano Garfagnana nel momento in cui arriva un lampo e cade sopra il paese di Filicaia. Veramente impressionante questo scatto e ci dà conto del particolare momento atmosferico che stiamo vivendo, con bel tempo in alcune zone della provincia e invece queste improvvise manifestazioni temporalesche in altri punti, come in questo caso è avvenuto appunto a San Romano Garfagnana. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.